Salve, bentornati o benvenuti. Io sono Salvo e oggi parliamo, non parliamo di domotica, parliamo di una cosa un po' inusuale sul mio canale, però mi piacerebbe continuare anche a fare questi video. Mi piacciono questi tipi di video. Se a voi vi piacciono, lasciate un like qua sotto, così posso capire se vi piacciono questi video oppure no. Però forse porterò altri in questo canale. Oggi parliamo di SnapTine, un mini drone che ora lo andiamo a vedere, è un A10. Andiamo a vedere come funziona. La particolarità di questo SnapTine A10 è che si può anche comandare con la voce. Vi ho fatto anche un piccolo volo e andiamo a vedere che cosa c'è con un unboxing dentro questa scatola. Mi raccomando, non è praticamente è un drone, quindi è un giocattolo drone. State attenti perché non si può dare in mano ai minori di 14 anni, quindi è sempre un giocattolo drone, anche se è piccolino, ma potrebbe far male a qualcuno. Quindi state attenti come lo utilizzate. Ok, a questo punto ora andiamo a vedere l'unboxing di questo mini drone. È talmente piccolo e compatto e c'è anche una videocamera incorporata da 720, non è un granché, ma per quello che costa è ottimo. Ok, a questo punto io vi chiedo di registrarvi qua sotto al mio canale, di registrarvi al mio sito, registratevi anche al mio canale Telegram, Discussioni, attivate la campanella e sono anche su Facebook e pure Instagram. Se volete registrare mi fate un piacere. E ora passiamo direttamente al nostro banco, così facciamo l'unboxing e vediamo come è fatto. E ora sigla. Allora, andiamo a vedere ora sul nostro banco le caratteristiche di questo drone. Allora, SnapTine è un A10 4AXIS Mini Foldable Drone. Attenzione che deve essere, non dovete darlo in mano a bambini sotto i 14 anni, più sì, meno no. Allora, è un drone richiudibile. Si può far funzionare anche sul palmo della mano, quindi possiamo anche lanciare. Può fare cicle fly, high speed rotation, quindi ad alta velocità, dazzling light, 360 flip. Si può far funzionare con le gesture, praticamente così e così, così attiva la registrazione e così scatta la foto. Poi abbiamo la bussola. Abbiamo il bottone per spegnere, cioè atterrare e partire, fotocamera, e possiamo anche comandarlo con la voce, che poi dopo vi faccio vedere pure come funziona. Perfetto. Poi dopo non c'è più niente, ci sono solamente qua delle cose che scrivono per stare attenti. Attenzione, warning, attenzione, e ci sono tutte le caratteristiche. Andiamo ad aprire. Praticamente la scatola è fatta in questa maniera, basta tirare un poco, questo si leva e lo andiamo a aprire. Io già l'ho aperto perché l'ho anche testato, che piacere c'era se non lo dovevo testare. Allora, aprendo la nostra scatola, possiamo anche eliminare la scatola, troviamo il primo contenitore, lo leviamo e troviamo due piccole batterie che ora leggiamo anche cosa c'è. Il piccolo drone è qui, troviamo anche il joystick e dall'altra parte troviamo due bustine, uno con un caricabatterie e con l'altro con degli accessori e dei manuali. Allora,
Abbiamo i paraeliche, delle viti di sostituzione se per caso perdiamo qualche vite. Abbiamo un giravite per avvitare le nostre eliche, che è preciso per queste viti. Poi abbiamo altre eliche di sostituzione. Se lo rompiamo abbiamo altre eliche, ma se mettiamo le paraeliche non si rompe. E poi, cosa bella che mi è piaciuta veramente, è stato questo qui, che è il caricabatterie per le batterie. Praticamente, nel frattempo che noi voliamo con il nostro drone, possiamo mettere a caricare, che è una cosa che secondo me dà punti a questo drone, in un power bank. Quindi possiamo portarci un power bank e in pochi secondi possiamo ricaricare la batteria. Uno spinottino e una batteria e l'altra batteria. Ovviamente ci sono i manuali, vi posso dire che l'ho letto tutto, è spiegato benissimo come si fa a funzionare. E poi questi sono dei ringraziamenti che abbiamo comprato il drone. Qua vi spiega le cose più veloci e anche come scaricare l'app. Per ora mettiamolo di lato, queste possiamo mettere di lato e andiamo a vedere il nostro joystick. Allora, il joystick si apre da questa parte e ci abbiamo la molletta per mettere il nostro smartphone. Allora, lui è un joystick Bluetooth, però lui, il drone, è un wifi, assomiglia molto a un drone che conosco bene, ci dà una guardata, no? Non proprio uguale. E allora abbiamo i joystick che sono, vi posso dire che sono ottimi, cioè per quello che è il prezzo vi posso garantire che funzionano veramente bene. Io l'ho usato, ottimo, funziona veramente. Poi ci abbiamo i tasti, vi faccio vedere i tasti che sono. Questo per l'accensione del telecomando, ok. Poi abbiamo il joystick. Questo è il tasto per fare avviare il nostro drone e per farlo attirare, e per farlo atterrare. Questo è per fargli fare una 360, questo è per farlo girare su se stesso. E questo è per fargli fare un'altra rotazione. Questo serve per calibrare e questo serve per spegnere e accendere le lampade del nostro drone, quindi farlo volare senza lampade. Poi dopo abbiamo qua, questo serve per scattare le fotografie e questo serve per attivare il video. Questo ha tre velocità, quindi questo drone può funzionare con tre velocità. Quindi velocità 1, lento. E sentite un beep, ora ve lo faccio sentire, lo accendiamo. Ovviamente può volare anche senza joystick, senza smartphone, non è che ha detto che deve funzionare per forza con questo. Allora, se schiaccio una volta, no, deve essere attivo. Comunque lo attiviamo ora, però non lo faccio volare qua dentro perché sennò penso che distruggiamo mezzo mondo. Spegniamo. E poi abbiamo 3D Flip. Praticamente questo qui serve se per caso sta per succedere qualche cosa, lo teniamo schiacciato 3 secondi, lui si spegne il drone e cade. Quindi quando cade, non so dove cade, si potrebbe anche distruggere. Bene, andiamo a vedere le batterie. Le batterie sono ricaricabili batterie e sono 3,7 volts continua 380 mAh. 1,400 watt ore. Sono queste qui. Riuscite a vederle? Non so se si vede. Perfetto. E sono due. Sono tutte e due uguali. Stessa batteria. Ok. A questo punto andiamo a vedere il drone. Il drone come è composto? Allora, il drone ha questi bracci che si aprono, perché è fatto che lo possiamo mettere anche in tasca, quindi uno zainetto, dove vogliamo noi. Abbiamo davanti una telecamera che è 720p,
Di sopra c'è solamente un tastino per accendere e spegnerlo e dietro va inserita la batteria. Quando mettete la batteria, attenzione anche perché c'è il verso solamente e c'è un gancio di sicurezza per non perdere la batteria in volo. Quindi entrate la batteria e il drone già è pronto. Lo potete accendere e c'ha questi LED. LED blu laterali, LED verde dietro, LED davanti per sapere che siamo davanti. E ovviamente dà anche un po' di luce alla nostra videocamera. E in questo caso sta lampeggiando perché il joystick è spento. Per attivarlo e fargli capire che è attivo, dobbiamo andare sopra e poi sotto. Lui lampeggia veloce e quando finisce di lampeggiare lui già è attivo. Quando lo alziamo praticamente lui capisce che è stato spostato e quindi lampeggia. In questa maniera qua, se andiamo a 45 gradi, possiamo anche fissare, praticamente possiamo resettare tutto il drone. Quindi se andiamo a 45 così, lui si sta resettando e poi lo possiamo fermare. Vi posso dire che vola veramente bene. Ora qui non ve lo faccio vedere, non ve lo faccio volare perché è un po' pericoloso. In questo caso lo spegniamo. E spegniamo anche il joystick. Ok, mi sono scordato di dirvi che dietro ha bisogno di 3 batterie stilo, non ricaricabili, ma quelle normali. Usate Duracell, così vi durano di più, oppure se avete qualche cosa al lidio vi durano una vita. Non sono in dotazioni nella confezione, queste dovete comprare voi. Ora andiamo a posizionare i paraeliche. Basta li prendete e li inserite così e lui direttamente se li va a posizionare. Sono di plastica morbida e vanno incastrate in questa maniera. Ovviamente ogni volta che volete volare, non volete rompere le eliche, inseritele tranquillamente perché lui sbatte qua e non rompe niente. Certo, se arriva a una velocità eccessiva penso che non trovate più nemmeno il drone, anche perché piccolino drone è molto molto leggero e non penso che possa . Ok, allora, e questo qui è come viene il drone. Questo possiamo levare un attimino, questo lo leviamo pure. Ok, come lo vedo io? Allora, la plastica, certo, è una plastica un po' cheap, certo, per quello che costa. I braccetti si fermano abbastanza bene, quelli dietro, quelli davanti pure hanno un piccolo scatto. Ok, praticamente c'è uno scatto qui e secondo me va bene. Andiamo avanti e ora vi faccio vedere un'altra cosa. Praticamente vi volevo far vedere nel frattempo che voi state volando la cosa che ci può servire a caricare con questo qui. Se avete un power bank, questo qui è un caricabatterie da 5 volts 2 ampere. Se avete un caricabatterie e un power bank ve lo portate dietro, ora ve lo faccio vedere pure. Questo è il mio power bank e ce ne faccio di tutti i colori, poveretto. Se avete un power bank basta collegare prima la batteria direttamente qui, collegate il caricabatterie e vedete che diventa rosso. Quando ha il rosso sta caricando la batteria, quando diventa verde la batteria è pronta. Vi posso garantire che per caricarlo ha bisogno di poco tempo. Nel frattempo che noi parliamo del nostro drone, lo mettiamo sotto carica e vediamo che tempo ci vuole per caricarsi. Ok, che cos'altro vi posso dire? Questo drone praticamente vi può far funzionare, lo potete far funzionare anche con la voce. Quindi gli potete dire stop, go, destra, quindi left, right, e lui funziona con la voce. Funziona anche con il monitor del vostro smartphone. E andiamo a vedere ora come si collega e come si scarica l'app. Ok, a questo punto passiamo a scaricare l'app. L'app è questa qua, SnapTime, comunque c'è anche il QR code.
sul manuale d'uso, quindi possiamo utilizzare, ci sono tutte le lingue tranquillamente, lo possiamo scannerizzare ed è questa qui. L'apriamo e praticamente troviamo già dei droni, quindi ci sono tre droni, quindi c'è la 15, dovrebbe essere fratello maggiore, A10 e SP360, a noi interessa A10. Perfetto. Come facciamo a configurare questo telefonino sul nostro drone? Semplicissimo. Dobbiamo andare su Wi-Fi, attivarlo e cercare. Attiviamo intanto questo e accendiamo anche questo. Benissimo. Dobbiamo andare a cercare la nostra. Facciamo la ricerca. Così, ok, ecco qua, snap, poi c'è tutta una serie di numeri, Z68, lo clicchiamo sopra, lui se lo va a collegare, usciamo da qua, ritorniamo nell'app e da qui già possiamo andare, mantieni, possiamo andare a vedere che ora dovrebbe andarsi a collegare, infatti già si è collegato, perfetto, vedete. Questo è come si vede la telecamera, perfetto. Quindi qua già abbiamo visto come si collega la telecamera. Vi volevo fare vedere pure tutte le applicazioni che abbiamo qua. E allora, la prima cosa che vi faccio vedere è questo qui dove c'è scritto off. Se noi lo attiviamo, ci dice tutto. Praticamente ci dice la batteria quant'è del nostro drone, ci dice anche la potenza del wifi, quindi funziona wifi, ci dice anche una scala da 1 a 1 e ci dice anche stop. Abbiamo anche la possibilità di farlo volare direttamente qui, quindi non c'è nemmeno bisogno di portarci il nostro joystick, lo possiamo fare funzionare sia direttamente dallo smartphone sia dal nostro joystick. E praticamente possiamo anche scattare una foto e quindi ci andiamo a trovare la foto nella gallery oppure registrare un video, però l'unica cosa che io ho notato è che non possiamo registrare l'audio, è un vero peccato. Stoppiamo. Possiamo da qua andare a vedere il video che abbiamo fatto o la fotografia, in questo caso video, e andiamo a vedere quello che abbiamo registrato ora. Non si vede niente perché non c'era niente, ma non si sente nemmeno l'audio. Ok. Queste sono le fotografie che abbiamo scattato ora. Anzi, ora facciamo una cosa, ne scattiamo una, così possiamo vedere anche la qualità della foto. Ok, mettiamo così e scattiamo la foto. Ok, andiamo a vedere come è venuta la foto. Andiamo su Play Foto. Niente male come foto, il problema è che da qua non la possiamo ingrandire, però se avete un software che ce l'avete di sicuro sul vostro smartphone potete anche ingrandire. Non vi dico che si vede veramente bene, però per quello che costa, ripeto, il drone è ottimo. Ok, poi ci abbiamo altri comandi, 30%, 60%, questo è il giroscopio. Poi abbiamo 360, se clicchiamo questo fa il 360, se clicca questo qua fa la capriola e va a seguire la telecamera. Da qua possiamo anche andare a vedere le altre funzioni, quindi il visore VR possiamo collegare, quindi questo qua andrà collegato direttamente a un visore VR. Abbiamo anche la bussola attiva, possiamo attivare la bussola, possiamo far girare il nostro drone a 360 gradi, possiamo regolare il bilanciamento e questo qui è quello che vi dicevo io, che possiamo parlare direttamente con il nostro drone. Quindi invece di, infatti ve lo dice qua, invece di partire il drone, quindi se io gli dico ora non lo faccio partire perché sennò se ne va per i fatti suoi, gli posso dire stop, left, right, stop, e non gli dico di farlo partire perché sennò
se ne va per i fatti suoi. Ok, stacco perché se no ho paura che vola, se ne va per i fatti suoi. Abbiamo anche la possibilità di poter calibrare velocità e tutte cose. Quindi possiamo regolare tutto. E questo è per quanto riguardava questa parte di software. Se usciamo da qua, possiamo andare a vedere i Media Gallery, vabbè, già sappiamo che cos'è. Vabbè, questi sono i contatti, ci sono dei tutorial e poi altre cose che non ci interessano. Ok, come si va a montare questo? Si è spento solo, ecco, praticamente se lo smartphone, con il fatto che sono uscito, lui va a spegnersi in automatico e infatti non è collegato, dobbiamo andare a ricollegare, quindi dobbiamo riaccendere, lui si spegne in automatico. Dovrebbe spegnersi anche il telecomando, non si è spento, ma ci sarà anche un tempo. In pratica, per poterlo collegare qua e quindi usarlo e giocare con il nostro joystick, basta metterlo così e poi lo possiamo addrizzare come vogliamo noi. E questo era per quanto riguarda tutta l'app e la configurazione, perché ci abbiamo anche i setup, mi sembra che ci sia il setup. Sì, ecco qua, abbiamo anche il setup con alcune funzioni che potete regolarvele voi stessi. Ci abbiamo infatti la telecamera 720 preview, right hand mode, reverse control, se volete mettere i controlli al loro rovescio, se siete abituati diversi. Reset parametri, potete resettare i parametri, oppure auto saving parametri, ogni volta che fate un parametro lui lo va a salvare. E qua vi fa vedere quello che cosa servono le applicazioni e basta. Bene, a questo punto ci andiamo a fare un volo perché io sono veramente voglio veramente vedere come va a funzionare. E ci vediamo fuori. E allora ragazzi, oggi andiamo a provare questo piccolo drone, andiamo a vedere come funziona. Vi dico che già io l'ho provato, fuori basta un po' di vento, vola, è troppo leggero, però quello che costa penso che possa andare bene. Scusatemi l'audio se è un po' troppo basso, o si sente un po' male. Comunque andiamo a vedere questo piccolo drone, andiamolo a posizionare. La prima cosa da fare è accendere il nostro drone. Comincia a lampeggiare e andiamo ad accendere il nostro smartphone e apriamo l'app. Apriamo l'app in questa maniera.
vediamo. Allora, per far vedere se si collega, basta andare prima sopra e poi sotto. Il drone dopo un po' si smette di lampeggiare, vuol dire che già si è collegato. Possiamo anche regolare o resettare tutto, e possiamo da 45 gradi possiamo far resettare tutto. Se lo rifacciamo di nuovo si mette in funzione. Ok, ora andiamo a vedere se si va a connettere tramite wifi. Se non si connette, dovete andare a collegarvi tramite il vostro wifi, lo selezionate, uscite di nuovo e riaprite. Ecco, già è pronto e già si vede. Metto la telecamera che registra. La telecamera sta registrando, ma sta registrando sullo smartphone. Quindi andiamo a vedere come funziona. Ok, a questo punto non è tanto facile, con un po' di vento, c'è un pochettino di vento, cerchiamo di farlo funzionare un po'. Ok, andiamo. Si mette in funzione. In pratica. Ok, si può stabilizzare, quindi già è stabilizzato, va un po' avanti, ma la possiamo anche regolare dai tastini che ci portano qua. Riesce a fare la 360 e lo riportiamo indietro. C'è un po' troppo vento, lo facciamo salire un po' su e gli facciamo fare una capriola. Adesso riusciamo. Troppo vento. Per farlo scendere basta cliccare il tasto e va giù. Ok, riproviamo di nuovo. Regoliamo di nuovo. In questa maniera si resetta. E partiamo. È molto reattivo. Però quando si avvende, preferibilmente a luce chiuso, tipo una palestra, e lo facciamo atterrare. Vediamo se atterra perfetto. Ok, non è tanto preciso, ma atterra dove dovrebbe atterrare. Ovviamente non c'è il GPS, ma funziona benissimo, funziona perfettamente. Dall'app possiamo andare a vedere che abbiamo alcune funzioni. Non so se riuscite a vederlo, ma ci sono alcune funzioni più altre funzioni ancora. Abbiamo anche il bilanciamento, possiamo anche bilanciare direttamente dal joystick. Possiamo girare dal joystick, possiamo anche parlare, anche ci ascolta. E in questo momento già ci ho registrato 2 minuti e 59 3 minuti. Si riparte. Lo facciamo sollevare. Non vi consiglio di farlo andare troppo alto. Abbiamo anche tre possibilità di velocità. Facciamolo scendere, sta abbastanza stabile. Se riusciamo, no, ci riusciamo. Niente, e questo è il nostro piccolo drone, che è praticamente clonato dal DJ Mavic. Va bene, passiamo alle considerazioni. Ok, a questo punto abbiamo visto cosa fa il nostro piccolo drone, come funziona. Vi ho fatto fare un piccolo giro, scusate delle immagini, ma purtroppo mi sono trovato, c'era un po' di vento e quindi ho preferito farlo tra le mura di casa mia. Quindi ho provato a farlo volare, un po' di vento c'era, se andava per i fatti suoi, è leggerino.
però se non c'è vento possiamo anche farlo volare benissimo fuori, però se c'è un posto bello largo, tipo una palestra, qualche cosa, è ancora meglio. Vi ricordo che questo è un giocattolo, non è un drone professionale, ma per chi vuole imparare un po' a portare un drone e poi passare a qualche drone un po' più grossi. Attenzione che per quelli più grossi ci vogliono anche delle patenti, però se volete giocare con i vostri figli, ottimo, ottimo, volete passare un po' di tempo con i vostri figli, ottimo, anche perché costa poco, non costa tanto. Bene, con questo io vi ringrazio di essere stati qua con me. Ripeto, se vi piacciono questi video lasciate un commento qua sotto, magari continuiamo a fare altri video su piccoli droni o droni un po' più grandi, se vi possono piacere. E vi chiedo di, se sono stato utile, di mettere un like verso sopra, registratevi qua sotto al mio canale, registratevi al mio canale Telegram, al mio canale Telegram Discussioni e anche al mio sito. Attivate la campanella. E sono anche su Facebook e pure su Instagram. Volete registrare? Io sono là. Con questo è tutto, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao, grazie.